Ciao guerrieri Duro Crew! Oggi prepariamo delle ribs all'americana su barbecue a gas Broil King Monarch. Spennelliamo senza timore, perché questo è tutto l'amore che ci ritroveremo poi nel piatto. Avete mai provato a fare le barbecue ribs all'americana su un barbecue a gas? Come vi è venuta l'affumicatura? Non siete soddisfatti? E il bark c'era? Adesso facciamo un video e queste cose le vediamo tutte a puntino nel dettaglio, in modo da fare delle barbecue ribs perfette. Per fare questo ci serve innanzitutto il giusto taglio. Questo è un taglio St. Louis, carne scelta ce lo fa super grosso, super ciccioso, perché a noi ci piace prendere la costina a dentarla. Quindi costina St. Louis, ribs rub, un filino d'olio e poi il legno per la affumicatura. Il primo nemico del bark sulle costine è tutto questo grasso che devo andare a rimuovere completamente, senza però creare avvallamenti, altrimenti poi mi si fanno i buchi nella costina. Però è importante proprio toglierlo. Avete presente quel sapore stucchevole, ciccioso, sgradevole che vi lascia la costina quando lasciate il pezzettone di grasso, che non è come il grasso della bistecca, che vabbè, ragazzi, tutti lo sappiamo. Questo invece non mi fa attecchire il rub, ne risente un sacco il gusto e quindi lo togliamo. Ricordatevi che trimming vuol dire rifinire e quindi anche rendere omogeneo. Pertanto, come dicevo, non andiamo a scavare tra una costa e l'altra. Adesso andiamo sul retro. Togliamo anche da questa parte il grasso, che si nasconde sempre nei punti dove non ti aspetti. Vedete quanto è comodo il coltello flessibile, che riesce proprio a seguire le pieghe della carne. Una figata questo. Bene, e adesso il secondo nemico delle ribs all'americana, la pleura. Diventa un po' cartonata e non mi fa attecchire il rub dietro, non mi fa penetrare la sfumicatura e quindi togliamo anche questo. Infilate la lama del coltello o il retro del cucchiaio all'inizio, dove c'è l'osso, alziamo leggermente un lembo in modo da poterlo tirare. Dato che questa maledetta tende a scivolare, io mi aiuto con un pezzo di Scottex. E pram! La togliamo tutta. Sempre per il discorso che quel grasso maledetto si nasconde nei punti peggiori, guardate qua. Allora, con un cucchiaio io vado a pulire bene anche questa parte qui. Guardate quanta roba. Tu vuoi il bark e mi lasci sta roba? Via! Un filino d'olio su tutta la superficie, che così mi attecchisce bene il flavor. E adesso l'ingrediente segreto. Un ribs rub è un mix perfetto tra paprika, spezie, ma soprattutto zucchero di canna, perché la crosticina deriva dalla caramellizzazione dello zucchero. Non abbiate paura di sporcarvi le mani, deve aderire perfettamente. Quindi, to rub, massaggiamola. Abbondante ribs rub su entrambi i lati. Mi raccomando, fate in modo che aderisca bene su entrambe le superfici. Ci facciamo pure la scarpetta sto ribs. Andiamo in cottura. Ho impostato il barbecue per una cottura in diretta in low and slow, quindi accendendo solo questo bruciatore qui. Ho posizionato nella zona di cottura in diretta la mia slab tutta bella rossa, pronta per essere cucinata, e direte va bene, fin qui tutto a posto, ma il fumo, ragazzi, se non avete ancora provato lo smoke tube, oggi vi aprirò un mondo, perché l'affumicatura con questo aggeggio sul barbecue a gas viene perfetta. E adesso ve la faccio vedere. Allora, con un cannello, un loof lighter o come vi pare, non dovete far altro che accendere la parte superiore tipo torcia olimpica. Tutta bella piena di chips e fumante, la mettiamo esattamente qui. Attenzione a non far uscire le chips. Ci vediamo dopo. Sono trascorse circa 2 ore e mezzo. Vediamo qua cos'è successo. Allora, come vedete, tutte le chips sono bruciate, quindi sono sicuro che la affumicatura è stata fatta a puntino. Il bark è perfetto, corteccioso come dice la parola. Adesso andiamo a metterle in foil per completare la cottura e renderle belle succose. Ci prepariamo con la carta stagnola, gli diamo un giro di miele per farlo caramellare per bene, poi
lo giriamo e lo impacchettiamo. Allora, quando andate ad impacchettare il foil, innanzitutto doppio strato e poi fate piano, perché altrimenti l'osso ve lo buca e se lo buca perdete tutta la ciccia. E adesso questo bel cartoccio lo rimettiamo in cottura. A questo punto, vi dico la verità, dalle prove che abbiamo fatto, la temperatura posso anche alzarla un pochettino per velocizzare, quindi magari li posso lasciarle circa un'oretta a 150 gradi. Ragazzi, guardate che super colore che ha preso. Avvicinati, Daniel. Guardate qua, il bark è perfetto. Tocco finale. Ho già preparato della salsa barbecue qui e l'ingrediente segreto dell'amore. Un po' di mele per completare la glassatura. Spennelliamo senza timore, perché questo è tutto l'amore che ci ritroveremo poi nel piatto. Per arrivare a questo punto le avevamo lasciate altri 45 minuti in foil. Adesso li rimettiamo un altro quarto d'ora, 20 minuti, sempre nel barbecue. Abbassiamo un pochino la temperatura, dobbiamo solo far glassare la superficie. Ragazzi, devo tenere sugli occhiali da sole perché questa glassatura è accecante. Allora, vediamo un po'. Wow. No, vabbè, cioè vorrei soltanto dire che mo questa me la mangio. Cos'è che non si può fare su un barbecue a gas? Cioè, guardate un po' che roba, eccezionale. Bene, noi siamo sempre più soddisfatti delle nostre esperienze culinarie. Non fosse altro che siamo in vostra compagnia e assaggiamo delle cose super buone. Vi consiglio di farle e fateci sapere come vi sono venute. Ciao a tutti!